Se vivete in Italia da abbastanza tempo avrete probabilmente notato che c'è stata un'impennata dei livelli di criminalità nelle nostre città di recente. Ebbene, oggi vado a fare un video che non sono contento di dover fare perché non mi piace quest'andazzo, sentire che ci sono furti, scippi, rapine a tutto spiano nelle nostre città non mi rende per nulla contento. Vado tuttavia a realizzare un contenuto per darvi qualche consiglio su come evitare di farci puntare dai ladri, soprattutto se siamo in giro e se stiamo facendo i turisti. Faccio riferimento a come non farci rubare strumentazione, foto e video, ovviamente, perché mi occupo di quello, quindi vi vado a dare qualche consiglio per tutelarvi in maniera tale da non farvi rubare la strumentazione fotografica che vi siete portati dietro. Per difendersi invece in senso più ampio vi posso consigliare il video di Manuel Spadaccini, che ha fatto un contenuto simile, ovviamente con le sue competenze che sono diverse dalle mie. Io mi sono guardato il suo video, l'ho trovato molto interessante e mi ha ispirato per portarvi il contenuto di oggi. Per quanto riguarda la mia personale soluzione, per quanto riguarda i furti nelle città, non fatemela dire qui su YouTube perché altrimenti mi chiudono il canale. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia ormai da tanti anni e per mia fortuna non sono ancora mai stato derubato, quindi vado oggi a farvi un contenuto per cercare di aiutarvi a prendere qualche piccola accortezza in maniera tale che i ladri in giro per le nostre città non decidano di derubare proprio voi. Faccio una doverosa precisazione, questo è un contenuto un po' inusuale per me. Normalmente io faccio contenuti dedicati esclusivamente a fotografia, video, fotoritocco, grafica e cose del genere, per cui se vi interessa questo tipo di argomenti io vi consiglio di iscrivervi subito al canale cliccando il bottone qui sotto. Invece se volete stare al sicuro dai ladri ovviamente vi consiglio di guardare questo video fino alla fine e se vi iscrivete lo stesso insomma può portare fortuna. Allora, consiglio numero uno, lo so che sembra brutto partire così, però quando andate in giro a fare i turisti magari non portate la vostra fotocamera più bella. Vi faccio un esempio: se avete una fotocamera di un certo valore come potrebbe essere una 5D, una 5D Mark IV magari, io non porterei quella in vacanza, innanzitutto perché è un peccato, cioè una macchina come quella con tutto quello che può fare e noi la useremo al 10% in vacanza, faremo pochi scatti di fretta ed è un peccato usare una macchina come quella in un contesto di quel tipo, quindi in vacanza io vi consiglio di portare una macchina un po' più easy, un po' più leggera, macchinetta, PSC, qualcosa di meno costoso, di meno vistoso, di meno ingombrante, è meglio per voi perché pesa di meno, è meglio perché potete entrare magari nei musei dove una strumentazione professionale non ve la farebbero passare, invece con una macchinetta più piccola vi fanno entrare più facilmente, è meglio anche perché se vi distraete ve la zanzano, pazienza, almeno non vi hanno zanzato quella bella, è meglio anche perché i ladri magari non capiscono niente, sono completamente ignoranti di quello che avete al collo, però le dimensioni le riconoscono, quindi una macchinetta piccola da una macchinona grossa la riconoscono immediatamente, quindi questa è la prima cosa purtroppo. La seconda cosa, ovviamente non perdete mai di vista la vostra strumentazione, io non mi dimenticherò mai una volta, ed era in tempi non sospetti, era tanti anni fa, mi ricordo questa scena come fosse ieri, c'era un mio amico che stava bevendo una birra, addossato al muro, sapete, con il piedino appoggiato al muro e beveva la sua birra, e aveva posato il suo zainetto per terra. Era uno zaino da studente, c'erano dentro un computer e, puta caso, una macchina fotografica, ma lui era uno studente, non era un fotografo. Fatto sta che io arrivo con la combriccola di amici nostri del quartiere, lui si stacca dal muro, si gira verso di noi, ci dà la mano, ci saluta e quando rimette giù la mano lo zaino era sparito. In un attimo, puff, volatilizzato, nessuno di noi ha visto niente, nessuno di noi ha capito chi è stato, gli hanno zanzato il laptop, che era un Apple, quindi bel danno, e un obiettivo per una cifra che si aggirava all'epoca intorno ai 2500 euro, cioè una bella botta, semplicemente per essersi distratto una frazione di secondo per dare la mano a noi. Per cui quando siete in giro, non importa cosa sta succedendo, non importa con chi siete, non importa se c'è il vostro amico di fianco, non vi fidate dell'amico che vi guardi lo zaino perché non lo fa. Non lasciate la vostra roba per terra incustodita, mai, in nessun caso. Anche quando siete al ristorante, non mettetela sulla sedia di fronte dove non la vedete più, perché i ladri sono più furbi di voi, è il loro mestiere e vi fregano in qualche modo. O comunque magari non vi fregano, però gliela state servendo su un piatto d'argento, state rischiando. Quindi se avete qualcosa di valore, tenetevela addosso, non la mettete mai giù. Lo so che è fastidioso, lo so che è pesante, però se vi rubano 2000 euro di strumentazione, poi è peggio. Un'altra cosa che può fare la differenza è utilizzare una custodia.
un po' come questa, vedete? Questa qui è la custodia che avevo in giro oggi. Io sono andato in giro molto leggero oggi perché avevo solamente una fotocamera con il suo obiettivo, quindi senza accessori, senza niente. Certo, avevo il mio treppiede, però quello stava in macchina bello tranquillo per i fatti suoi. Perché vi dico di usare una custodia? Perché un ladro non sa cosa c'è dentro nella custodia. Quindi mentre un ladro riesce al volo a fare una stima più o meno di quanto vale quello che avete al collo, che poi attenzione, magari la vostra strumentazione voi l'avete pagata 2.000 euro, al ladro, cioè è roba rubata, è ricettazione, per cui al ladro danno 200 euro per quella roba lì, lui non riesce a rivendersela bene perché i criminali sono stupidi e quindi il ladro, oltre a non riuscire a piazzarla meglio perché poi avrà un complice che gliela compra, però sapendo che è roba rubata gliela pagherà pochissimo, per cui per il ladro quella roba vale molto meno che per voi. Ciò non di meno, il ladro si fa un'idea sua di quanto vale la roba che vuole rubarvi e in base a quello decide se rubare a voi o se rubare al turista giapponese con la macchina più bella della vostra. Ho visto turisti giapponesi con al collo 12.000 euro, voi non avete idea. Quindi molto importante nascondere quello che abbiamo. Se noi mettiamo la nostra strumentazione in una borsa, in una custodia, ovviamente più piccola è, meglio è, però se noi nascondiamo alla vista quello che abbiamo con noi, il ladro dirà, va bene, posso rischiarmela a rubare a quello lì, però non so cosa gli sto rubando. Cioè, magari c'ha una porcata dentro quella borsina lì, io non so che cos'ha e quindi magari scelgo di derubare qualcuno che vedo che ha una roba più bella. Quindi questa è una cosa che sicuramente può funzionare. Quindi non teniamo la macchina fotografica al collo, questa è un'altra cosa, evitiamo di tenere la macchina fotografica al collo perché lì proprio gliela stiamo mettendo lì così. Cioè un ladro passa, ce la sfila dal collo e corre via e se decide di farlo, e guardate che quello è il loro sport, quindi loro capiscono, ci guardano, vedono come camminiamo, vedono quanto siamo pesanti, quanto siamo agili e decidono se sono più veloci loro di noi, e se hanno deciso che sono più veloci di noi e fanno un gesto del genere, ci prendono la macchina e ce la sfilano dal collo e corrono via in un attimo in cui siamo distratti, non li prendiamo più, perché se hanno calcolato che sono più veloci di noi vuol dire che hanno scelto una vittima che è più lenta di loro, per cui non teniamo la macchina al collo. Intanto non bisognerebbe a prescindere, perché si evitano colpi, si evita di graffiare il display, insomma a prescindere non bisognerebbe tenerla al collo con la tracolla, è molto meglio tenerla in una borsa. Evitiamo anche le borse troppo grosse. Io per esempio quando vado in giro per lavoro ho una borsa molto grossa, sempre una bellissima borsa low pro che tiene due macchine fotografiche con i loro due obiettivi più un flash e qualche altro accessorio. È una borsa, cioè è grossa così, è molto grossa, è una borsa da tracolla. Io non sono tanto per gli zaini. Un'altra cosa è evitare gli zaini, perché se abbiamo lo zaino dietro è molto facile che ce lo aprano. Invece una borsa, vedete, borsina con la tracolla, noi la mettiamo così. Vedete? Adesso voi non la vedete perché esce dall'inquadratura, però borsa sta qua, quindi io vado in giro, cammino, borsa sotto il braccio, è difficile rubarmela così, è molto difficile, perché dovrebbero sfilarmi la tracolla e però io ce l'ho ancora qua, quindi un ladro la guarda questa cosa, il ladro prova quel gesto di toglierci la tracolla e rubarcela, nel momento in cui noi ce l'abbiamo a tracolla e stiamo indicando una roba, quindi abbiamo il braccio completamente aperto, allora il ladro arriva da dietro, ce la sfila e corre via, però in quel caso ci siamo aperti noi, gli abbiamo lasciato via libera per farlo. Se ce l'abbiamo al collo pure è abbastanza facile, perché vedete, io ho la macchinetta al collo, il ladro mi arriva da dietro, mi infila la mano qui sotto, me la prende, me la sfila e se ne va via. Io ho le mani, magari ho le mani occupate, ho degli zaini, ho una cartina, un'altra cosa, quello me la sfila, corre via e io ho magari un'altra valigia, magari la bambina, e non gli corro neanche dietro e quindi ci ha fregato. Cosa migliore da fare secondo me è indossarla in questo modo. Vedete? Se noi la indossiamo in questo modo e la teniamo qui, così è difficile rubarcela, perché c'è tutto il braccio di mezzo, è più difficile rubarci una cosa. Quindi, borsina piccolina, più piccola è meglio è, perché più grossa è, più il ladro si fa due conti e dice dentro quella borsa ci sta tanta roba, quindi se la borsa è grossa il ladro dice è il colpo è più difficile, però se riesco a rubargli quella borsa così grande la refurtiva è maggiore. Quindi borsina piccola è meglio, è più facile da difendere. Ovviamente ragazzi, io vedo gente che va in giro con le borse aperte, la borsa chiudiamola e la borsa teniamola chiusa, perché altrimenti è un attimo, uno ci mette una mano dentro e poi non è per fare victim blaming, però ve la siete proprio cercata se andate in giro con la borsa aperta. Borsa chiusa, e questo vi do un piccolo tip, questo è anche utile perché nel momento in cui noi abbiamo la macchina al collo, io ho visto gente che va in giro, fa ta 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 e poi la rimette giù, poi fa altri 10 passi, ta 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 ta, quelle foto fanno schifo. Tornato a casa se ne renderà conto egli stesso o ella stessa e le butterà via tutte perché sono foto orribili. Invece, non dico fate come me, non voglio dire che sono bravo, però provate questa via. Provate ad andare in giro con la macchina riposta. Voi camminate, fate il vostro giro, vedete le cose che dovete vedere, vi godete il viaggio, che è la cosa più importante.
E quando vedete una bella cosa, quando vi rendete conto che siete nella posizione perfetta, allora tirate fuori la macchina fotografica. Questa è un'altra cosa molto importante: non andiamo in giro con la macchina fotografica in mano facendo vedere ai 7-20 che cosa abbiamo in mano. Camminiamo, andiamo in giro, facciamo i turisti, mettiamoci in una posizione favorevole, guardiamo con gli occhi prima di tirar fuori la macchina, e solamente quando siamo in posizione, solamente quando abbiamo la composizione davanti a noi, più o meno, non sarà perfetta, però più o meno abbiamo la composizione davanti a noi, solo allora tiriamo fuori, componiamo e scattiamo. Un'altra cosa, questa è la cosa in assoluto più importante probabilmente di tutto questo video: stiamo molto attenti mentre scattiamo, perché il momento in cui scattiamo è il momento più pericoloso in assoluto, perché la nostra attenzione è tutta concentrata dentro nell'oculare della fotocamera, quindi non vediamo niente. Una cosa che, cioè, io stesso faccio spesso e me ne rendo proprio conto: nel momento in cui io vado in giro, mi guardo intorno, testa alta e fiera, come ben sapete, sto anche attento di vedere che cosa succede intorno a me, e i ladri questa cosa la vedono, perché i ladri la prima cosa che guardano è se siete distratti. Per cui se vedono che siete vigili, già cercano un altro, cercano uno che sia più facile da derubare. Se vi vedono vigili, probabilmente il loro mestiere già gli fa capire che è meglio non provarci con voi, perché siete troppo svegli, troppo attenti. Però nel momento in cui facciamo questo, blackout. Non vediamo più niente, vediamo solo una minuscola porzione di quello che ci circonda e abbiamo escluso tutto il resto. E questo vale anche per il display, eh? Fateci caso, quando noi tiriamo fuori anche semplicemente uno smartphone, tutta la nostra attenzione è convogliata su quel minuscolo display e tutto quello che ci circonda non esiste più. Per cui mentre noi siamo lì così con lo smartphone e stiamo facendo una cosa, è un attimo che arriva un ladro da dietro, ce lo ruba e corre via. La stessa identica cosa può succedere con la fotocamera. Noi siamo lì, stiamo guardando dentro nell'oculare o stiamo guardando sul display, quello è il momento più pericoloso, perché abbiamo punti ciechi ovunque, cioè di fatto ci vediamo solamente davanti. Il ladro non viene da davanti a derubarci, viene da dietro, viene da un lato, e da quella parte noi non vediamo niente. Per cui anche lì camminiamo, andiamo in un punto che sia favorevole, troviamo il punto che ci piace per fotografare l'attrazione, quello che stiamo visitando. Ci diamo un'ultima occhiata in giro prima di estrarre, molto importante, prima di estrarre la macchina fotografica ci diamo un'occhiata in giro, perché se c'è un malintenzionato nei dintorni e noi ci guardiamo in giro, questo potrebbe scoraggiarlo, e anche perché se c'è un malintenzionato in giro e noi ci guardiamo intorno, potremmo capire le sue intenzioni, se si stava avvicinando perché aveva intuito cosa stavamo per fare. Probabilmente ce ne accorgiamo se qualcuno ci sta per derubare, perché lo vedremo avvicinarsi in maniera sinistra e viscida. Quindi è molto importante un'ultima occhiata intorno prima di estrarre. Estraiamo e solamente allora guardiamo dentro, ci rendiamo conto subito se la nostra composizione è giusta o no, guardiamo dentro e lì facciamo un'ultima mossa, guardiamo dentro e riponiamo subito la camera e diamo un'altra occhiata intorno. Quello è il momento più pericoloso, perché nel momento in cui il ladro ci vede fare questo, è quello il momento di solito in cui potrebbe decidere di agire, per cui noi guardiamo e l'abbassiamo subito o quasi subito. In questo modo chiunque ci sia intorno a noi, intanto diamo un'altra occhiata e di nuovo ci accorgiamo se qualcuno ci sta puntando, si sta avvicinando, e poi scoraggiamo parecchio il ladro, perché gli facciamo vedere che non siamo persone che stanno lì mezz'ora a guardare dentro, siamo persone che sono nervosette, che fanno su e giù e che potrebbero accorgersi che qualcosa non va. Quindi questo è molto importante. Inoltre questo ci aiuta anche a pensare, perché noi diamo un'occhiata, abbiamo camminato fino a una composizione che ci piaceva, occhiata, ci rendiamo conto se la composizione è buona, riabbassiamo. Altra occhiata intorno, questo serve a schiarire la mente, a snebbiare il cervello, e ci rendiamo conto se la composizione che abbiamo visto era veramente buona oppure se potrebbe essere necessario un passettino a destra, un passettino a sinistra, un passettino indietro. In questo modo riduciamo anche sensibilmente gli scatti a vuoto che andremo a fare, facciamo una sola foto di quella composizione che ci piaceva, quella foto sarà buona perché ci abbiamo pensato molto a lungo e siamo stati vigili per tutto il tempo, continuando a monitorare l'ambiente che ci circonda e non dando a malintenzionati la possibilità di avvicinarsi vedendoci distratti. Questa è la cosa più importante, ragazzi, non dobbiamo farci vedere distratti, dobbiamo continuamente essere vigili. Questo significa che faremo delle vacanze più stressanti, ve lo dico perché lo so, sono vacanze più stressanti perché di fatto sei sempre allerta, perché sai che c'è qualcuno che potrebbe essere lì intenzionato a nutrirsi, sfamarsi con quello che tu hai guadagnato col sudore della tua fronte, e quello è il sudore della sua, lui non
non sta facendo fatica, sta semplicemente rubando a chi le cose se le è guadagnate. Io con questo video ho cercato semplicemente di darvi qualche consiglio in base alla mia esperienza per cercare di non farvi zanzare la vostra strumentazione acquistata con soldi faticosamente guadagnati. Spero che le vostre vacanze possano essere meravigliose e che nessuno provi nemmeno ad avvicinarsi per tentare un furto nei vostri confronti, però sono sicuro che se seguite tutti i consigli che vi ho dato in questo video, riducete di un bel 20-30% le probabilità che qualcuno decida anche solo di provarci. A questo punto vi aspetto nei commenti, fatemi sapere esperienze belle o brutte che avete avuto in quest'ambito. Spero che nessuno di voi sia mai stato derubato, però nel caso fatecelo sapere, perché sapere come hanno fregato voi potrebbe essere d'aiuto affinché altre persone non si facciano più fregare a loro volta. E con questo io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.